Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, Juventus 4, Zenit 2. La Juve cala al poker, la Juve vince in Champions la sua partita numero 4 su 4. La Juve convince e esce tra gli applausi dell'Allianz Stadium con un superbo, superlativo, fantascientifico, meraviglioso Paulino Dybala, 106 gol con la maglia della Juventus, doppietta, gol, servizi, assist, lotta a centrocampo, recupero palloni, si è messo la squadra sulle spalle, all'età per mettersi la squadra sulle spalle, Paolo, ti sei messo la squadra sulle spalle e il pubblico lo ha osannato dal primo all'ultimo minuto. Una presenza costante dei nostri sostenitori che vanno ringraziati perché hanno capito il momento della squadra. E invece che andare, come succede altre volte in altre piazze, a contestare il momento, sono andati a supportare i ragazzi fino alla fine di questa partita, dove si sono divertiti, abbiamo tirato in porta una caterva di volte, abbiamo stradominato. E guardate che non è semplice, perché in Champions non è facile. Il Chelsea a Malmo vince 1-0, il Chelsea con lo Zenit in casa vince 1-0, noi stessi là in trasferta siamo andati a vincere 1-0. Tutte le partite di Champions sono difficili, la Juve ne ha vinte 4 su 4, con tanti gol contro il Malmo, con tanti gol contro lo Zenit, battendo qua in casa i campioni d'Europa in carica del Chelsea. E allora, se abbiamo vinto 4 su 4 di Champions, se in campionato su 10 ne abbiamo vinte solo 4, non è possibile. La Juve è la squadra di campionato o è questa squadra di Champions? Io dico che siamo questa squadra di Champions e quindi lo dobbiamo far vedere anche in campionato. Nelle grandi partite, nelle grandi serate abbiamo dimostrato di avere dei giocatori tecnici, fisici e attenti per poter portare a casa le vittorie. E allora dobbiamo fare così, iniziando da Juve-Fiorentina, perché la Fiorentina è avanti 3 punti da noi in classifica. Noi in questo momento non abbiamo più da scherzare, non abbiamo tempo da perdere, dobbiamo giocare match dopo match guardando a quel match. Il match con la Fiorentina vuol dire bisogna vincere per andare in classifica alla pari, e poi dopo la sosta si penserà alle altre partite dove ci siamo meritati un po' di spazio per pensare alle altre partite di campionato, perché abbiamo archiviato la Champions con 2 giornate di anticipo e tanta roba.